22. Ottimismo. La potenza creatrice del pensiero. Amadeus Wolben, a cura di VB. C'è chi dirà: ma come si fa a essere ottimisti nella situazione mondiale di oggi o anche in mezzo a tanti guai personali? Certo, l'esistenza umana, considerata fine a se stessa, è per molti un inferno. Dalla nascita alla morte, per alcuni, è una lotta continua, è un solo pianto. Poi, la situazione generale di oggi, come quella di sempre, non promette niente di roseo. Ma allora, come si può essere ottimisti? Anzitutto il credere tutto nero o peggio, affliggersene o lamentarsi, non fa che aggravare la sofferenza e raddoppiare ogni male. Eppure, tra i guai personali e nella situazione di oggi, si può essere ottimisti. Come? Per chi non ha altra visione che quella materialista, è impossibile essere ottimisti. Le cose al buio non si possono vedere. I pensieri pessimisti sono tenebra. Non si può pretendere di vedere senza luce. Quando la mente è oscurata, non si può che essere tormentati. Chi è tutto preso dalla visione limitata del momento e crede che tutto finisca lì e si ferma soltanto a quello che avviene, è naturale che non sappia vedere oltre. Nel dolore, non avendo luce in sé né intorno a sé, come farà a distinguere le cose? Soltanto chi ha la giusta visione della vita può essere ottimista. Chi sa vedere più lontano del breve tratto di un'esistenza, e soltanto chi la considera un mezzo e non un fine, soltanto chi crede in una vita oltre il travaglio quotidiano, considera l'esistenza come un episodio passeggero, oltre il quale tutto sarà diverso dall'oggi. In questa fede si quietano tutte le ansie e tutti i mali guariscono. Vi sono innumerevoli esempi nobilissimi di uomini che hanno conservato la serenità nell'animo e perfino il sorriso sulle labbra pur tra dolori e sofferenze. Uomini che hanno lottato e sono morti serenamente. Un proverbio italiano afferma: l'ottimista è medico di se stesso. Continua.